Si stima che circa il 5% degli italiani, cioè circa 3 milioni di persone, soffrano di broncopneumopatia cronico-ostruttiva, una malattia che poi nelle fasi più avanzate diventa anche molto invalidante e può mettere anche il paziente a rischio della vita. Di conseguenza non deve stupire che la ricerca farmacologica proceda incessante e ci sono diverse novità in arrivo. Noi facciamo il punto proprio su questi temi col professor Pierluigi Paggiaro, ordinario di malattie respiratorie all'Università di Pisa, che abbiamo incontrato qui a Roma in occasione del congresso annuale della CEST Delegation Italy, quindi del gruppo italiano che aderisce alla società scientifica CEST. Professore, stanno per arrivare in terapia le prime associazioni che appunto includono un LABA, un beta 2 agonista e un LAMA, quindi un antimuscarinico. Qual è il razionale farmacologico innanzitutto della doppia broncodilatazione? Beh, esatto, noi abbiamo da tempo queste due categorie di farmaci che entrambi sono capaci di indurre una broncodilatazione importante e persistente, più che altro direi sottolineare l'aspetto persistente e prolungata per tutta la giornata, che noi usiamo oggi regolarmente e frequentemente, e molte volte il paziente richiede entrambe queste due categorie di farmaci. La possibilità di avere oggi un unico prodotto che comprende entrambe le due molecole appartenenti a queste due classi diverse non soltanto migliora la compliance del paziente, rende più semplice la terapia, eccetera, ma anche ha delle potenziali conseguenze positive in termini di sinergia d'azione. I due farmaci arrivano contemporaneamente nelle vie aeree con lo stesso inalatore, quindi con tutta una serie di potenzialità da un punto di vista farmacologico che sicuramente rendono la combinazione più efficace che non i singoli componenti da soli. Quella che sta arrivando a breve è la prima di una serie verosimilmente più estesa di combinazioni che la ricerca scientifica sta sviluppando. Questa combinazione che comprende come beta 2 agonista l'indacaterolo, quindi un vero ultra long acting come viene chiamato oggi, cioè efficace per monosomministrazione giornaliera, e un anticolinergico a lunga durata d'azione come il glicopirronio, permetterà sicuramente di ottenere questi risultati che sono stati ben dimostrati negli studi clinici condotti. Ecco professore, che dati abbiamo, chiaramente un po' in sintesi, riguardo appunto l'associazione indacaterolo-glicopirronio? Cosa sappiamo sull'efficacia dell'associazione? Beh, ci sono molti studi che hanno incluso veramente migliaia di pazienti che dimostrano come questa combinazione sia non soltanto più efficace dei singoli componenti, questo in qualche modo era da aspettarsi, ma che è efficace su tutte le componenti della malattia. Quindi parliamo sui sintomi, parliamo della riacutizzazione, parliamo della qualità della vita del paziente, parliamo della capacità di condurre una maggior intensità di esercizio fisico. I dati sono molto robusti, associati anche a un profilo di sicurezza direi decisamente tranquillo, e quindi mette un po', diciamo, tranquilli anche chi può aver paura di effetti collaterali in popolazioni sicuramente con comorbilità cardiovascolari. I dati sono veramente molto tranquillizzanti e l'efficacia di questo prodotto aiuterà sicuramente a gestire meglio i nostri pazienti di BPCA. Senta professor Paggiaro, in attesa che l'AIFA vi dica esattamente dove impiegare questi farmaci, che chiaramente diciamo così, è il punto di vista che non si può non ascoltare, ma qual è il place in therapy, il posto di terapia più logico per questi farmaci? Beh, allora intanto parliamo di due eventualità diverse. Parliamo del paziente che ha già una diagnosi BPCO e ha già, diciamo, una terapia spesso magari non sufficiente, che non ha ottenuto i risultati sperati. È chiaro che un paziente che è in monoterapia con un broncodilatore è il candidato perfetto, quando la persistenza dei sintomi è ancora rilevante, ad aumentare e passare dalla doppia broncodilatazione. Come pure anche pazienti che fanno magari già i due prodotti con due disillatori separati, questo ha tutto vantaggio dell'aderenza e quindi dell'efficacia alla terapia. Questo indipendentemente o meno dalla presenza o meno dei corticosteroidi inalatori, che hanno invece un'indicazione ben precisa e dipende dalle caratteristiche del paziente.
Abbiamo poi anche una popolazione di pazienti in cui la diagnosi viene fatta spesso in fase molto avanzata, magari dopo un'importante riabilitazione. Allora, pazienti di questo genere, specialmente quando hanno sintomi importanti come una dispnea da sforzo almeno di grado 2 o superiore e magari anche associati a una consistente riduzione della funzione polmonare, questi sarebbero in prima battuta i migliori candidati per cominciare subito con due broncoreattivi, calcolando che verosimilmente la terapia per step potrebbe ritardare l'inizio della terapia realmente efficace.